Allora, dunque, il primo punto che, come diceva Arturo, oggi facciamo una vera e propria, lezione di, visual, focalizzandoci sul San Valentino. Perché? Perché sappiamo benissimo che il San Valentino è un'occasione commerciale da sfruttare a pieno e quindi è un'occasione che ci permette di attrarre nuovi clienti all'interno del nostro negozio e anche ricordare nuovamente ai nostri clienti fidelizzati che devono venire a acquistare da noi piuttosto che dalla concorrenza. Sapete bene che il visual è comunicazione visiva e oggi più che mai la comunicazione visiva fa da padrone diciamo nella nostra realtà, nel nostro mondo, proprio perché la comunicazione per immagine è una comunicazione molto potente che sicuramente diciamo, va fino in fondo rispetto alla comunicazione verbale, quindi una comunicazione molto potente. E andiamo a vedere nel visual quali sono le tre strategie che possiamo andare ad utilizzare durante il San Valentino. Quindi il primo punto che vi metto sott'occhio è il parti dall'esterno. Che cosa voglio dire? Voglio dire che sapete benissimo, abbiamo parlato più volte di comunicazione coerente e quando vogliamo attrarre l'attenzione del nostro cliente, farlo fermare, beh, dobbiamo partire dall'esterno e quindi dalla vetrina. Perché? Perché la vetrina è un ottimo strumento per far fermare il cliente davanti al nostro negozio e portarlo all'interno del punto vendita. Diciamo che se utilizziamo la vetrina nel modo corretto, questa diventa un vero e proprio filtro che ci farà entrare solo clienti in target, ovvero clienti interessati ai nostri prodotti. Che tipo di vetrina dobbiamo andare ad utilizzare? Ora lo vediamo. Un altro punto molto importante perché ho detto partiamo dall'esterno, perché quando parliamo di esterno siamo un po' più generici, diciamo, e facciamo riferimento non solo alla vetrina, ma anche all'esterno di per sé. Quindi, ad esempio, all'utilizzo di un tappeto rosso, oppure di palloncini, di fiori, di elementi decorativi che abbelliscano ulteriormente il nostro negozio, creino scenografia e attraggano l'attenzione del cliente, ok? Quindi andiamo a vedere queste tre immagini. Come vi dicevo, il primo punto è la vetrina. Quando ci focalizziamo sulla vetrina, dobbiamo andare a creare una vetrina scenografica e i due elementi che ci permettono di creare una vetrina scenografica in maniera semplice, veloce, senza impazzire, sono il fondale appunto le decorazioni interne. Perché e le decorazioni in vetrina? Perché il fondale è molto importante? Perché il fondale ci consente di creare una vetrina scenografica, una vetrina ad effetto di impatto che comunica visivamente al cliente e comunica emozione. Perché? Perché appunto il San Valentino è un evento dove l'emozione, l'elemento emozionale diventa molto forte. Quindi dobbiamo giocare sull'elemento emozionale per portare il cliente all'interno del nostro negozio. Qui vi ho messo l'immagine di una vetrina, appunto, vedete che non ci sono elementi decorativi, ma si concentra esclusivamente sull'immagine. Potete notare e capire quanto l'immagine in questo caso è potente, no? Perché? Perché comunica emozione, comunica affetto e quindi arriva direttamente al cliente, ok? Quindi se da una parte per creare una vetrina scenografica dobbiamo utilizzare il fondale, dall'altra parte invece andiamo ad utilizzare delle decorazioni. È molto importante che decidiamo che tipo di tema vogliamo dare alla nostra vetrina. Questo dipenderà anche dal tipo di negozio di abbigliamento che abbiamo, perché se abbiamo un negozio di abbigliamento da bambini, chiaramente utilizzeremo un tema scenografico differente rispetto a quello che può essere un negozio di abbigliamento donna o uomo, e qui lo potete vedere. Se nell'abbigliamento, in questo caso l'immagine emozionale è una mamma con una bambina e si tratta di abbigliamento sportivo per donna, ma poteva essere tranquillamente anche un negozio di abbigliamento per bambini. L'immagine emozionale in questo caso comunica al cliente, lo incentiva a fermarsi, a guardare la vetrina e lo porta all'interno. Invece per quanto riguarda gli elementi decorativi, ecco che
potete vedere in questa foto, vi ho messo un esempio molto semplice che potete andare ad utilizzare senza avere grandi decorazioni, cioè l'idea di creare, di utilizzare un tavolino con una tovaglia rossa all'interno della vostra vetrina accanto ai manichini. Quindi potete creare una tavola con una tovaglia con ad esempio due flute, cioè apparecchiarla in maniera che dia l'idea di coppia. Anche qui possiamo poi avvicinare un fondale, che potrebbe essere un fondale che ancora di più crea una scenografia e quindi potrebbe ritrarre ad esempio un ristorante, oppure anche semplicemente un muro con delle scritte, ok? Quindi cerchiamo di confezionare un messaggio visivo potente che arrivi al cliente. Quindi tornando alla foto che vi dicevo prima, oltre ad occuparci della vetrina, andiamo ad utilizzare anche delle decorazioni all'esterno. Perché? Perché le decorazioni all'esterno ci permettono di distinguerci dalla concorrenza. Cioè se creiamo una vetrina scenografica d'impatto, abbiamo già fatto, diciamo, mezzo lavoro, no? Perché abbiamo creato una vetrina che ci permette di attrarre l'attenzione del cliente. Ma se vogliamo essere ancora più incisivi, consapevoli del fatto che appunto siamo in un mercato fortemente concorrenziale, dove tutti i negozianti hanno alzato, diciamo, l'asticella e andranno a creare delle vetrine scenografiche di impatto, allora noi facciamo di più e ci occupiamo anche dell'esterno. Quindi utilizziamo, come vi dicevo, un tappeto rosso, oppure possiamo andare a creare una decorazione che potrebbe essere l'utilizzo di fiori, come vi stavamo mostrando in questa foto, ok? Quindi creiamo una cornice di fiori, oppure possiamo anche andare ad utilizzare delle lanterne con dei fiori e dei piccoli gadget che potrebbero essere l'amorino oppure i cuoricini. Trovate tutti questi elementi decorativi sia su siti che trattano questo tipo di articolo, ad esempio Deco Warner oppure Decorado, oppure se volete andare alla ricerca di elementi decorativi che siano, diciamo, in pronta consegna, sicuramente Amazon ne offre una vasta quantità. Quindi andiamo ad abbellire anche l'esterno, anche i palloncini, ad esempio i palloncini a forma di cuore potrebbero essere una buona idea. Andiamo ad utilizzare due scatole, mettiamo queste due scatole nelle due parti dell'ingresso, una a sinistra, una a destra, le decoriamo con un nastro e mettiamo dei palloncini. Quindi tutti elementi che attraggono l'attenzione del cliente verso il nostro negozio. Una volta che abbiamo creato un visual di impatto per l'esterno, che come dicevamo è il primo punto, è il primo elemento attrattivo per il cliente, ci andiamo ad occupare dell'interno, ok? Secondo punto, quindi. Che è il secondo punto. Perché? Perché se abbiamo, diciamo, con il nostro visual esterno convinto il cliente ad entrare, ora dobbiamo far sì che questo acquisti. Come dobbiamo fare per incentivare l'acquisto del nostro cliente? Allora, qui come secondo punto vi ho messo potenzia l'ingresso. Perché? Perché con potenza l'ingresso che cosa voglio dire? Voglio dire che dovete andare a creare una zona subito dopo l'ingresso del cliente, che potrebbe essere un tavolo, ma se il negozio è piccolo e quindi non potete andare ad allestire un vero e proprio tavolo, l'ideale sarebbe appunto il tavolo con delle confezioni regalo, magari delle maglie che avete acquistato appositamente per l'occasione con il tema proprio San Valentino e i cuori, tutto ciò
piuttosto che cuori, Eros, piuttosto che appunto la scritta love, i baci, quindi tutto ciò che viene, tutti quegli elementi, quei capi che vengono acquistati appositamente per il San Valentino, oppure anche capi di colore rosso, ok? Quindi tutto ciò che voglio spingere, e anche le confezioni regalo, chiaramente, perché spesso vi dico che creare delle confezioni regalo a posteriori, quindi preparare già delle confezioni regalo che il cliente può acquistare quando entra nel vostro punto vendita, è un'ottima strategia. Prima di tutto perché in questo modo potete fare cross merchandising e quindi andare a vendere più di un prodotto, più di un capo. Ad esempio potete abbinare il pantalone con la cintura, oppure la borsa con il portafoglio, o ancora potete abbinare due accessori, potete creare differenti confezioni regalo che il cliente, una volta entrato nel vostro negozio, andrà ad acquistare. E se da una parte in questo modo riuscite ad aumentare lo scontrino medio, dall'altra aiutate enormemente il vostro cliente. Perché? Perché il cliente ha difficoltà nell'avere idee, preso dalle mille cose che abbiamo da fare. Sempre il fatto di dover fare un regalo, spesso non si hanno idee, quindi il fatto di proporre già delle idee preconfezionate vi aiuta tantissimo, sia voi che il cliente. Tornando al visual, andiamo a creare una zona, ma molti mi dicono: io non ho, il mio negozio è molto piccolo e quindi non ho tempo, cioè non ho spazio per poter andare a creare questa zona. Cosa devo fare? Beh, possiamo anche andare a creare una piccolissima zona con un manichino e uno stander a T, o semplicemente un cubo, quindi un punto focale. La cosa migliore è sempre andare a creare un punto focale all'interno del negozio, al centro, perché richiama l'attenzione del cliente, ricorda e, diciamo, lega le vetrine agli interni. Poi andiamo a sviluppare invece le occasioni di acquisto sulla parete destra, in maniera che il cliente, una volta che entra, vede appunto il punto focale che gli ricorda il San Valentino, trova sulla destra tutte quelle che sono le idee regalo, ok? Quindi, ricapitolando, vetrina, non solo vetrina ma esterno, con decorazione anche di tutto quello che riguarda lo spazio esterno, che si ricollega all'interno. Possiamo creare degli elementi decorativi anche all'interno del punto vendita, e lì avevo inserito una foto, perché spesso si va un po' in crisi, nel senso: io non ho idee, non so come fare a decorare il mio interno. Se avete dei ripiani, potete andare anche ad utilizzare semplicemente dei cuoricini con dei fiori, potete comprare del tulle con i cuoricini, oppure ad esempio se avete delle gabbiette, quelle per gli uccellini, potete andare ad utilizzare le gabbiette con gli uccellini all'interno, quindi creare questo senso decorativo che ricorda il San Valentino. L'ideale sarebbe utilizzare lo stesso tipo di decorazioni, di elementi scenografici che avete utilizzato in vetrina, in maniera da creare proprio questo continuum, questo filo conduttore all'interno del punto vendita, quindi che parte dalla vetrina e va all'interno del negozio. Un altro punto molto importante per quanto riguarda l'interno è poi quello di creare una piccola zona instagrammabile. Sappiamo benissimo come Instagram sia uno dei social più gettonati per quanto riguarda le foto e le immagini. Ecco che andare a creare una piccola zona instagrammabile all'interno del nostro negozio ci porta numerosi vantaggi. Quali sono questi vantaggi? Beh, innanzitutto è che posso fotografare il mio cliente e quindi del materiale da poter poi postare sui social, quindi questo sicuramente è un vantaggio enorme, perché spesso abbiamo la difficoltà di capire che tipo di contenuto possiamo andare a postare sui social. Benissimo, in questo caso con una piccola zona instagrammabile abbiamo risolto il problema, e poi coinvolgiamo il nostro cliente, quindi anche tutta quella parte di esperienza d'acquisto, di acquisto emozionale, viene amplificata
data dalla possibilità che diamo al cliente di poter fare una foto all'interno del nostro negozio, okay? Senza contare poi la riprova sociale, perché se questo cliente fa una fotografia dentro il vostro negozio, tagga il vostro negozio e poi la pubblica nei propri social, cioè è sempre pubblicità, insomma. Certo. Ricordiamoci che abbiamo un punto vendita fisico e quindi le persone che comprano da noi, le loro amicizie spesso gran parte sono della zona, quindi è pubblicità gratuita che insomma ci arriva praticamente in forma organica, no? Certo, che non guasta mai. Certo, certo. E quindi appunto oltre a curare l'interno del negozio per quanto riguarda la vendita, curiamo anche l'esperienza d'acquisto dal punto di vista dei social, e quindi creando una piccola zona instagrammabile. Arriviamo perciò al terzo punto. Il terzo punto è la confezione regalo, e qui chiudiamo un po' il cerchio. Perché? Perché se il visual interessa l'esterno con la vetrina e appunto tutto ciò che è accanto al mio negozio, gravita intorno al mio negozio, il visual interno grazie all'allestimento, beh, chiudo il cerchio del visual ponendo molta attenzione alla confezione regalo. Questo perché spesso i negozi di abbigliamento, per una questione di praticità e anche di magari mancanza di idee, soprattutto perché il prodotto morbido diventa un po' più difficile da confezionare, spesso si pinza semplicemente il sacchetto e si chiude un po' così la confezione regalo. Ma se io voglio realmente lasciare un segno nel mio cliente, far sì che il mio cliente si ricordi del mio negozio, allora dovrò creare anche una confezione ad hoc, una confezione che diventa proprio come il logo un mio segno distintivo, che mi permette di distinguermi dalla concorrenza. Quindi che cosa devo fare? Posso andare ad utilizzare delle scatole per andare a creare delle confezioni veramente curate e particolari, questo soprattutto quando abbiamo uno scontrino medio molto alto, quindi posso anche decidere di creare due tipi di confezioni regalo in base all'importo speso dal cliente, perché comunque la confezione regalo è un investimento per il negoziante, quindi posso creare due tipi di confezioni. In questo caso la confezione A, diciamo la confezione più semplice, potrà essere quella semplicemente con dei sacchetti, ma anche qui possiamo lavorare sui sacchetti, non le shopper, ma proprio i sacchetti dove io vado a infilare il mio capo, la mia maglia, il mio pantalone, piuttosto che ne esistono di diverse misure, quindi possiamo utilizzare 3-4 misure, andiamo a chiudere il nostro sacchetto e poi lo possiamo nastrare e mettere dei piccoli elementi decorativi che impreziosiscano ulteriormente la nostra confezione regalo. Nella confezione B, beh, utilizzerò, sarà una, diciamo, una confezione top, una confezione che non farò a tutti ma solo appunto a chi avrà un certo avrà speso un tot nel mio negozio, e utilizzerò la scatola, perché la scatola chiaramente aumenta di gran lunga il senso percepito, il valore percepito del vostro negozio. Anche qui posso utilizzare diversi accorgimenti per curare ulteriormente la mia confezione regalo. All'interno della confezione regalo posso mettere dei cuoricini di tessuto, dei cuoricini di carta, posso andare ad utilizzare la velina, magari rossa o fucsia a seconda dei colori che avete scelto per chiudere il mio capo. Posso andare a mettere un biglietto di ringraziamento per l'acquisto del capo, dando il contatto WhatsApp del mio negozio, ringraziando per l'acquisto, e magari possiamo anche scrivere: facci sapere se ti è piaciuto il nostro regalo. Quindi in questo modo coinvolgiamo il cliente, abbiamo un feedback, ed è più facile che in questo modo anche chi ha ricevuto il regalo diventi poi un potenziale cliente del nostro negozio, e non si limiti semplicemente ad aver ricevuto quel regalo. Possiamo dare anche un buono sconto dentro la scatola insieme al biglietto di ringraziamento per motivare l'acquisto successivo. Insomma, ogni cosa è sempre un asset, no? Che ci può permettere di poter creare più vendite. Certo. O attrarre più clientela. Possiamo invitarlo, magari se il regalo è bello, a condividere anche magari una fotografia
taggando il nostro negozio di abbigliamento per accedere a un certo tipo di beneficio o accedere al nostro gruppo privato di clienti VIP. Insomma, dobbiamo essere un po' creativi da quel punto di vista, no? Però sapere che ogni volta che un cliente ci dà la sua attenzione o possiamo arrivare nella casa del cliente, possiamo fare tantissime cose per generare azione, no? Certo, sapendo che in questo caso rientriamo nel concetto di customer care, cioè di attenzione nei confronti del cliente, e oggi sappiamo come il cliente vada coccolato per poi avere un ritorno, no? Cioè una fidelizzazione del cliente nel lungo periodo, ok? Addirittura possiamo pensare di utilizzare il profumo per profumare la carta della nostra shopper, perché se vado ad utilizzare dei sacchetti di quelli magari metallizzati posso in qualche modo andare a rovinarlo, ma se io spruzzo il mio profumo all'interno della shopper lascerò comunque il mio segno olfattivo all'interno della confezione regalo, senza andare ad alterare o a rovinare quella che è la confezione in sé. Fantastico, fantastico. Come dicevamo, è una mini lezione questa praticamente di visual, perché l'obiettivo era proprio quello di darvi tutta l'informazione per sfruttare al massimo questo San Valentino, per chi già non lo sta facendo, insomma. Certo, no? Certo, diciamo che avete ancora il tempo per farlo, no? Questa settimana è molto importante che andiate ad allestire l'esterno del vostro negozio e anche già la zona interna, perché chi entra possa essere ben predisposto all'acquisto. Se creiamo tutte le situazioni emozionali che incentivano l'acquisto del cliente, abbiamo un aumento della conversione, cioè la possibilità che il cliente effettivamente, entrando nel nostro negozio, poi acquisti. Esattamente.